nessuna lontananza, nel senso che vivo sull'isola, come tutti quanti sanno, la mia famiglia vive sull'isola, in particolare a Casamicciola, quindi nessun allontanamento. D'altra parte, costantemente mi sono sempre confrontato con gli amministratori di Casamicciola che hanno cercato sempre un'interlocuzione, quelli che l'hanno cercata, ovviamente non tutti l'hanno cercata, con me, per capire un attimo i miei punti di vista rispetto a tutto quello che è accaduto. Dire la verità, in questi anni Casamicciola è stata interessata purtroppo prima dal terremoto nel 2017, poi dalla frana del 26 novembre scorso, e quindi, voglio dire, le problematiche sono aumentate notevolmente. Un popolo in ginocchio, un paese in ginocchio sotto tutti i punti di vista, moralmente, psicologicamente, dal punto di vista sociale, dal punto di vista imprenditoriale. Sappiamo tutti in che condizioni oggi riversa Casamicciola. Di fronte a queste sollecitazioni è avvenuto, soprattutto dopo la frana del 26 novembre, una richiesta, una sollecitazione di impegno diretto per cercare di dare una mano per il futuro, affinché il comune possa riprendersi il prima possibile. Io ritengo che tutto ciò sia possibile, ovviamente nei tempi, in tempi normali e credibili. Perché? Perché ci sono delle risorse anche importanti. A dire la verità, ci sono dal 2017 risorse importanti a disposizione dell'ente. Oggi si sono aggiunte altre risorse importanti a seguito della frana. Abbiamo un commissario per l'emergenza che è l'avvocato Lennini, che secondo me è una persona di grande competenza, di grande autorevolezza, e questo anche è importante, anzi indispensabile per la futura amministrazione, poter contare su questa esperienza e su una persona di una levatura come quella di Lennini, perché ovviamente la struttura commissariale e la futura amministrazione dovranno andare, diciamo, parallelamente e lavorare gomito a gomito, giornalmente, in piena sintonia, e io sono convinto che con il commissario Lennini si possa fare tutto ciò, e sicuramente per la futura amministrazione questo è un vantaggio notevole. Quindi io credo che ci siano tutti i presupposti per poter fare bene. Sono stato sollecitato, come dicevo, da un gruppo di amici che oggi sono candidati al Consiglio Comunale, da un altro gruppo cospicuo di amici che sono all'Atere, che non sono candidati ma sono molto vicini. Credo che si tratti di un gruppo di amici mosso da tanta voglia di fare, che ha sicuramente le competenze giuste per poter fare un lavoro di squadra insieme a me, per poter dare le risposte che oggi i cittadini giustamente pretendono, e che la futura amministrazione quindi deve prendere impegni, soprattutto in campagna elettorale, di poter dare.